Il paese dove praticamente la benzina è di gratis ed un pieno da 40 litri ci verrebbe solamente 80 centesimi. Signore e signori, è il prezzo del carburante che vediamo ogni giorno sui cartelloni delle pompe di benzina. Beh, è composto da quattro costi: accise, IVA, materia prima e margine di guadagno lordo. Vi spiego subito. Oggi che sto registrando, il prezzo della benzina è fisso a 1,75 euro. Questo vuol dire che tutte le volte che andiamo a fare benzina, prima di cominciare con questo video ti chiedo di iscriverti al canale, mettere mi piace a questo video, perché il 50% delle persone che guardano i miei contenuti di finanza personale li guardano ma poi non si iscrivono. A te non costa niente, ma mi aiuteresti con l'algoritmo di YouTube. Dicevo, per ogni litro di benzina che mettiamo nella nostra auto andiamo a pagare esattamente 73 centesimi al litro per le accise, 59 centesimi per litro di materia prima, 11 centesimi di margine di guadagno ed ovviamente 31 centesimi di IVA. Ma questi soldi chi se li mette in tasca esattamente? Ovviamente le accise vanno in tasca allo Stato, l'IVA anche. Il margine di guadagno lordo è quello che serve alla distribuzione, quindi diciamo alle pompe di benzina, e 59 centesimi di materie prime ovviamente vanno nelle tasche di chi fornisce effettivamente poi la benzina e il diesel. Ma prima di passare in rassegna un po' di prezzi nel mondo della benzina e scoprire qual è il paese che dà la benzina gratis praticamente a tutti, voglio ricordarti marzo 2020. Ebbene sì, era il periodo in cui eravamo tutti chiusi dentro casa. Ti ricorderai sicuramente che il prezzo del petrolio a barile scese talmente tanto da praticamente dimezzarsi. Beh, se ti ricordi, il prezzo del carburante ovviamente non seguì la stessa linea. E quindi perché, se il petrolio si era dimezzato e anche qualcosina di più, la benzina non ha seguito lo stesso processo? Ti faccio questo esempio. Immagina che da domani l'Italia riceverà la materia prima, quindi la benzina, praticamente a costo zero. Sai quanto andrai a pagare un litro di benzina nonostante la materia prima sia a 0 euro? Beh, andrai a pagare 1,02 euro. Questo perché? È una cosa stranissima, lo so, ma ahimè è così. Le accise di 73 centesimi, ahimè, rimarranno comunque. Gli 11 centesimi della distribuzione anche. E ovviamente si andrà a pagare l'IVA del 22%, da lì non si sfugge. L'Italia è l'unico paese ad avere le accise ed è colpa del periodo mussoliniano. Beh, in realtà non è proprio così. Devi sapere che ai tempi la Comunità Europea decise di inserire un'accisa comune di 36 centesimi per litro su tutti i paesi della Comunità Europea. Ovviamente ogni paese, e l'Italia non se l'è certamente fatto scappare, poteva aumentare questi 36 centesimi aumentando il numero delle accise. Ma quindi l'Italia, con i suoi 73 centesimi al litro di accise, come si posiziona in Europa? Beh, ovviamente questa classifica non vi piacerà. Il paese europeo con le accise più basse è la Bulgaria, con un'accisa di 0,36 centesimi per litro. La Spagna invece ha un'accisa mediamente bassa che si attesta attorno ai 43 centesimi per litro. Facciamo un balzo in su e per quanto riguarda Germania e Francia troviamo un'accisa di rispettivamente 66 e 68 centesimi. Ma se l'Italia si posiziona solo al secondo posto con i suoi 73 centesimi per litro, al primo posto, rullo di tamburi, si posizionano i Paesi Bassi. Ma per andare a trovare il paese dove in assoluto la benzina costa di più nel mondo, ovviamente dobbiamo uscire dall'Europa. Si attesta al primo posto come luogo dove la benzina costa di più in assoluto, avendo toccato i 2,65 dollari, Hong Kong. Finalmente siamo per scoprire il paese dove la benzina è praticamente gratis per tutti. In realtà di paesi dove la benzina costa veramente pochissimo, ovviamente rispetto all'Italia, ce ne sono tantissimi. Immaginiamo che un pieno per la nostra macchina sia di circa 40 litri. Ci costerebbe 14 euro con un prezzo al litro di 35 centesimi se vivessimo in Malesia, ma possiamo fare assolutamente meglio. Con un prezzo al litro di 30 centesimi se vivessimo in Algeria, il nostro pieno costerebbe 12 euro. 2,40 euro se invece vivessimo in Iran. Ma se volessimo guidare una Ferrari V12 da 600 cavalli, ma consumare il corrispettivo che andremmo a pagare qua in Italia guidando una Panda a metano,
No ragazzi, non fatelo, non comprate una Ferrari perché finanziariamente non è la cosa corretta, andatevi a vedere i miei video se volete capire perché. Il paese dove praticamente la benzina è quasi gratis ed un pieno da 40 litri ci verrebbe solamente 80 centesimi, signore e signori, è il Venezuela. E sì, il Venezuela è il paese dove la benzina costa solo 2 centesimi al litro. Anzi, il prezzo era fino a qualche tempo fa anche più basso perché il presidente venezuelano, volendo dare la benzina praticamente a disposizione di tutti, aveva deciso che il prezzo non poteva essere superiore a 0,002 centesimi. Praticamente benzina gratis per tutti, così come gratis se ti iscrivi a questo canale e metti like a questo video. Ciao a tutti giovani!